Cari amici vicini e lontani, buongiorno. Oggi mi trovo nel centro di Valladolid, sono proprio in piazza e a un paio di isolati da qua dovrebbero esserci le combi, i taxi collettivi che ti portano a Chichen Itza, una delle sette meraviglie del mondo, che non vedo da 25 anni e sono carichissimo, non vedo l'ora di arrivarci. Sono le 6:30 di mattina, conto di riuscire ad arrivare una mezz'oretta prima dell'apertura in modo da godermi un'oretta di tranquillità, dopodiché arrivano i pullman e pullman di turisti da tutte le città qui attorno. E nulla, ci vediamo davanti all'entrata. Ciao! E siamo qui, 5 minuti a piedi siamo arrivati dove salgono questi mezzi che portano Chichen Itza. C'è una piccola sala d'aspetto, troverò sicuramente altri turisti e via, comincia l'avventura. E siamo arrivati all'entrata di una delle sette meraviglie del mondo, Chichen Itza. Il viaggio è durato tre quarti d'ora più o meno, sono 45 km per una spesa inferiore a 2 euro con i taxi collettivi. Ma ora entriamo, manca poco l'apertura, quindi non dovrebbe esserci tantissima gente almeno per la prima ora. Ciao, ci vediamo dentro. Eccoci dentro. Abbiamo passato i controlli sanitari e la perquisizione. Il prezzo del biglietto di entrata è di 533 pesos, che è poco meno di 25 euro. E se volete un tour guidato in italiano, costa 50 euro. Ormai ci siamo. Ok, ora che abbiamo il sole alle spalle, sono sicuro che apprezzerete quello che vi sto per mostrare. Si sente un'energia in questo posto che è difficile da descrivere. Ed ecco a voi il motivo per il quale sono partito prima delle 7 da Valladolid, per avere l'occasione di riprendere queste immagini. Sono solo davanti a lei, è il castillo, la piramide di Kukulkan. Mi sembra ieri che ero là in cima, sono passati 26 anni. Qui accanto c'è il Tempio dei Guerrieri. È impressionante come tu batti le mani, in realtà senti il richiamo del Quetzal. Quetzalcoatl, che sarebbe il serpente piumato, e da un altro punto, sempre qui attorno alla piramide, invece di sentire il canto del Quetzal, si sente come il sonaglio di un serpente. Sentite che spettacolo. Sentite, questa struttura, il castello, è costruita sopra ad un'altra struttura. E da quella piccola porticina sale una scala obliqua, tanto quanto questa, che vi porta fino al centro della piramide, in cui si trova un giaguaro di pietra con gli occhi di Giada. È uno spettacolo.
E qui siamo nel centro del Tempio dei Guerrieri, dove ogni pilastro rappresentava un guerriero a difesa di questo centro. Guardate quante ce ne sono. È veramente disarmante, ti toglie le parole. Tutti quelli fuori non sono scolpiti, mentre quelli su questo terrazzamento sono tutti scolpiti. Spero si veda questo guerriero. Scarpe. Tiene in mano un pugnale. We can see it at the other side too. Man, la maschera da giaguaro e il viso. Guardate una panoramica. E qui il tempio, sempre il Tempio dei Guerrieri, visto da dietro. Sinceramente non me lo ricordavo così grande. Sono centinaia e centinaia di guerrieri scolpiti nella roccia. E sopra nell'angolo il mio preferito, il Dio della Pioggia. Eccolo qua. Qui siamo davanti alla piattaforma di Venere ed eccoci davanti al Tempio dei Giaguari, chiamato così. Vediamo se riesco a mostrarveli. Eccoli qua. Qui siamo forse in uno dei miei angoli preferiti di tutto questo complesso. È il campo del gioco della palla, il più grande che ci sia in assoluto. Una panoramica in basso, il Tempio dei Guerrieri e la piramide di Kukulkan. Il campo del gioco della palla. Come ho già raccontato in Kova, questi due anelli che si vedono al muro, uno, due, erano gli anelli in cui doveva passare la palla giocata dalle due squadre e rappresentano il movimento del sole dall'alba al tramonto. Ed eccola. Mentre qui possiamo mostrare quella che era la squadra di calcio, definiamola così. Come potete vedere ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 giocatori.
qui si vede chiaramente. One of them is the beetle. Con il coltello, un coltello di ossidiana che serviva chiaramente per decapitare. Flowers. Flowers. E lì si vede la testa. Quello che spesso non si vede è che subito accanto alle rovine, o tra una rovina e l'altra, tra una struttura e l'altra, c'è pieno di i venditori, di praticamente vendono tutti le stesse cose. Ed eccoci al cenote sacro, alla fine di un sacbe, di una strada bianca maya di 300 metri, si trova questa enorme cenote. Se non ricordo male, venne comprato nei primi anni del 1900 da un americano, un certo Edward Thompson, che lo dragò, e tutti i manufatti, pietre preziose che ha trovato tutte. Alcune di queste dovrebbero essere, se non erro, nel museo di Merida. Una volta che sarò lì sarà mia premura andare a vedere, cercare di documentarle. Continuiamo il nostro giro. Sempre il cenote sacro visto dall'altro lato, un diametro di 60 metri e una profondità che va dai 6 ai 12 metri. Ecco, qui siamo alla tomba del gran sacerdote o ossario. Ci stiamo avvicinando sempre di più al mio tanto amato osservatorio. Ed eccoci qui davanti al negozio di questo amico, che a differenza di tutti gli altri lui vende incenso, copal. Adesso è l'unico a chi che vende copal. Sì, l'altro vende la misma, la misma cosa. Vendiamo il copal, le piedritas, energia per l'energia, per dare l'energia. Sì. Claro, sì. E lo incontrate qui dove c'è il mercato. La struttura, e qui vicino in mezzo agli altri c'è la sua insegna, che è questa, e trovate l'incenso, e io ve lo consiglio perché è veramente buono, vi toglie le energie negative, ve le toglie. E trovate lui, come ti chiamas? Gabriel. Mucho gusto, gracias, te vaya bien. Svuotato e riempito nello stesso tempo. Che posto. Ora sono in una delle zone meno battute. Non vedo l'ora di arrivare all'osservatorio, al Caracol.
E finalmente, mamma mia che emozione, l'edificio forse in assoluto che preferisco di tutte le rovine. L'osservatorio al Caracol. Lo ricordo con affetto perché la prima volta che venni qui, 25 anni fa, o 26, divenni amico di una guida, al tempo si poteva salire tranquillamente e lui mi diede il permesso di salire fino in cima, fino a dove vedete quella piccola finestrella. All'interno c'è una sorta di corridoio circolare, è un piccolo buco dal quale con il suo aiuto sono salito e sono uscito da quella piccola finestrella là. Così è come si vede tutto l'esterno. E questo bellissimo giardino. Veramente fantastico, fantastico. L'osservatorio, il Caracol. Adesso ho proprio intenzione di trovare un angolino dove sedermi all'ombra possibilmente e godermi della vista del Caracol. Ho deciso che sarà questo il punto esatto nel quale fermarmi per ringraziarvi del tempo che avete sottratto ad altro per dedicarmelo e sono sicuro che avrete apprezzato questo tour nelle rovine di Chichen Itza, una delle 7 meraviglie del mondo. E speriamo di avere la fortuna di riuscire a visitarle tutte e 7. Un forte abbraccio a tutti, ciao!